Benvenuti in questo video, rispondiamo alle vostre domande del mese. La prima domanda di Salvatore riguarda la modifica dell'immagine e in particolare come distorcere una foto utilizzando le maniglie. In realtà è molto semplice, nel senso che ci basterà cliccare due volte sull'immagine e appariranno appunto le maniglie laterali che ci permetteranno di modificare a piacimento la nostra immagine, sia nella dimensione sia nella rotazione. Naturalmente, se vogliamo distorcerla, dobbiamo prima disattivare il lucchetto che blocca la proporzionalità fra verticale e orizzontale, quindi fra altezza e larghezza. Una volta che abbiamo cliccato qui, allora potremo andare a distorcere effettivamente a piacimento la nostra immagine in tutte le direzioni. Un altro utente ci chiede come si fa, partendo da un titolo o da un sottotitolo, a creare un effetto stile karaoke, quindi con il testo che cambia colore gradualmente. Allora inseriamo un semplice testo di prova. Quello che possiamo fare è prima di tutto decidere il font, la grandezza e tutte le caratteristiche del testo principale. Una volta che abbiamo uno o più testi, li selezioniamo tutti e andiamo a duplicarli su una traccia superiore, non modificando ovviamente la posizione. Possiamo fare col tasto destro duplica oppure premere Alt e trascinare. Ora che abbiamo l'effetto o ora che abbiamo il testo o i testi su due righe, ci basterà andare su quello superiore e cambiargli lo stile. Mettiamo qualcosa di evidente come il testo giallo, per esempio, e a questo punto non ci resta che animarlo. La cosa più veloce che si può fare è andare proprio nella tab animazione e selezionare un'animazione che sia basata sul fade, una dissolvenza. Ad esempio, il primo effetto andrebbe benissimo perché è una dissolvenza da sinistra a destra, quindi proprio come un effetto karaoke. Ed ecco che abbiamo l'effetto già pronto e ovviamente lo possiamo applicare a tutti i nostri testi. Possiamo naturalmente cambiarne la durata, probabilmente vorremmo farlo durare di più essendo un effetto karaoke, quindi quasi l'intera durata della frase, e così abbiamo l'animazione che stiamo cercando. Un'altra domanda riguarda sempre i sottotitoli, quindi una volta creati, e possiamo fare un esempio con questi due testi, ossia se è possibile una volta creati modificare lo stile di tutti quanti i sottotitoli. Naturalmente questa cosa è possibile, possiamo anche semplicemente selezionarli tutti quanti tenendo premuto Ctrl e possiamo vedere a sinistra che è spuntata la tab multiplo. Questo significa che noi possiamo fare dei cambiamenti su più clip contemporaneamente. Vedete che ha applicato il mio effetto su tutti i testi che ho selezionato. Posso anche eventualmente cambiare la dimensione, la posizione, eccetera. Su questo argomento abbiamo appena fatto un video che spiega nello specifico come funziona l'editing multiplo in Filmora 13. Pietro ci chiede com'è possibile sfocare soltanto i bordi di una foto o di un'immagine. La cosa migliore è utilizzare le maschere in questo caso. Quindi prima di tutto dobbiamo selezionarci il tipo di effetto che vogliamo utilizzare per la sfocatura. Io andrò in effetti e cercherò semplicemente un blur. Proviamo a inserirlo e abbiamo effettivamente la sfocatura, ma chiaramente dobbiamo applicarla all'immagine. Quindi la cosa migliore che possiamo fare è prima di tutto duplicare su una seconda traccia questo video, nel mio caso premendo Alt e trascinando, poi inseriamo l'effetto solo sulla clip che si trova sopra nella parte superiore della timeline. A questo punto entriamo nella clip, selezioniamo una maschera e dobbiamo selezionare qui il tipo di forma che vogliamo creare. Quindi se vogliamo i bordi sfocati, tondeggianti oppure una forma geometrica, nel mio caso farò una prova con un cerchio. Quindi vado ad espandere la mia maschera, che vedete sta applicando effettivamente l'effetto solo al centro. Adesso abbiamo l'effetto contrario, quindi i bordi nitidi e il centro sfocato, ma ci basterà cercare in fondo inverti maschera ed ecco che abbiamo creato l'effetto. Tra l'altro, usando le maschere poi possiamo andare in qualsiasi momento a modificare questo effetto e soprattutto possiamo applicare un po' di sfocatura per non avere i bordi netti ma avere una transizione fluida fra la parte sfocata e la parte non a fuoco, potendo anche cambiare idea. Potrei volere la parte sfocata molto più ampia e tenere nitido soltanto effettivamente il centro dell'immagine. L'ultima domanda riguarda la possibilità di migliorare l'immagine. Infatti ci viene chiesto
è possibile passare da un'immagine, una foto o un video a risoluzione più bassa a una risoluzione più alta, migliorando la qualità. Diciamo che in linea di massima è possibile fare qualcosa, dipende molto da quanto è bassa la risoluzione dell'immagine di partenza e quanto è alta la risoluzione finale che vogliamo ottenere. Chiaramente, sicuramente nei prossimi mesi vedremo sempre più strumenti di questo tipo grazie all'intelligenza artificiale, che da questo punto di vista lavora molto bene. Per il momento possiamo fare una prova, ad esempio, per migliorare quantomeno leggermente l'immagine, provando ad esempio a inserire una foto che non è a risoluzione particolarmente alta e la possiamo addirittura provare a zoomare in modo da perdere ancora un po' di ulteriore nitidezza. Chiaramente si vede che la qualità non è molto alta. Quello che possiamo fare è prima di tutto lavorare sulla nitidezza. Per farlo ci basterà andare nella tab colore e cercare proprio il parametro corrispondente che si trova sotto la voce regola. Qui trovate il parametro affilare e questo di fatto ci permette di regolare la nitidezza sia in negativo, quindi fare un'immagine un po' più sfocata, ma anche in positivo. Quindi se noi andiamo ad aumentare un po' la nitidezza, possiamo vedere in linea generale un miglioramento. Infatti se noi la togliamo vediamo molto più dettaglio. Chiaramente l'effetto appunto di nitidezza è sempre un effetto che va regolato e dipende tanto dall'immagine di partenza. Se l'immagine di partenza non ha sufficiente dettaglio potrebbe non funzionare adeguatamente. Quando dobbiamo migliorare l'immagine possiamo comunque anche migliorare, dare un'impressione di maggiore nitidezza anche lavorando sui colori e soprattutto sul contrasto, per cui aumentando il contrasto tendenzialmente abbiamo questa sensazione di maggiore dettaglio. In ultimo possiamo anche provare a utilizzare un effetto specifico cercando Sharpen, che è appunto l'effetto per rendere più nitidi soprattutto i bordi e i contorni degli oggetti in un'immagine, e ce ne sono diversi. Ad esempio il primo lo possiamo provare ad applicare, vedete che migliora molto i bordi, però chiaramente risulta addirittura eccessivo, quindi potremmo regolarlo. Oppure ce ne sono anche altri, come per esempio lo Strong Sharpening, che è un effetto, come potete vedere, molto molto più forte, che converrebbe applicare direttamente sull'immagine originale e ci permette di recuperare un po' di dettaglio. Quindi unendo, diciamo per così dire, le varie informazioni, comunque possiamo passare dall'immagine originale, che era questa, a un'immagine che sicuramente è migliore. Abbiamo quindi risposto alle vostre domande del mese. Ovviamente continuate a scrivere sotto nei commenti le vostre domande e risponderemo durante il prossimo video.